tuo supereroe. Mamma, io da grande voglio fare l'astronauta, andare sulla luna a prenderti una stella e a regalartela. Mamma, io da grande voglio vivere. In qualche parte del mondo c'è qualcuno che ha bisogno proprio di te per continuare a vivere. Pensaci, donare il proprio midollo osseo a un familiare è un dovere. Donarlo a un perfetto sconosciuto è un puro atto d'amore. ADMO, Associazione Donatori Midollo Osseo. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Mondo Wisp, l'appuntamento del mercoledì sera su TV6 per parlare delle attività sportive, ma non solo, anche sociali dell'Unione Italiana Sport per Tutti Abruzzo e Molise. Questa sera una puntata particolare, particolarmente importante, perché parleremo di sport ma anche e soprattutto di sociale, di ADMO, lo possiamo dire. Bravo, sei preparato? Sì, sono preparato. Forse il perché Giacca qui c'è Caterino, una caterva di opuscoli, sì. Sei preparato? Associazione Donatori Midollo Osseo, ma andiamo a conoscere i nostri La domanda ospiti, è, tu sei un donatore? No, io sono fuori età, fuori età. Non si è registrato. Adesso spiegheremo anche in trasmissione come si fa certo, a diventare donatore di midollo osseo. Allora, presentiamo gli ospiti. Presentiamo, ma così, d'amblè? Andiamo di fretta. Vabbè, andiamo di fretta. Allora, li presento subito con grande piacere. I nostri ospiti di questa serata sono Daniela Mascioli, presidente ADMO della Regione Abruzzo. Grazie e benvenuta. Avremo modo di parlare dell'ADMO, di tutto grazie. Quello che fate. Buonasera. E di questo torneo molto importante che sta per iniziare. Certo. Paolo Testa, l'ideatore di ADMO League, il torneo di cui parleremo, e uno degli organizzatori appunto del torneo stesso. Buonasera. Lorenzo Tamburrino. Tu sei volontario ADMO, e però sei anche un partecipante del torneo. E non dico di più perché così raccontiamo meglio tra un po' come sei diventato volontario, come hai fatto parte di tutta dello staff organizzativo, perché tu sei stato soprattutto un giocatore di una delle squadre che partecipano all'ADMO League. Scorso. Esattamente, che ha avuto questo primo impatto con la nostra regione l'anno scorso, ma adesso si sta sviluppando in più regioni, questo ce lo racconterà Paolo tra breve. Pasquale Lia, che è responsabile del progetto ADMO Wisp Vodafone, che è un altro progetto importante sempre collegato all'ADMO, lo racconteremo meglio con te Pasquale, grazie di essere con noi. E infine Di Martino Silvana, che è un insegnante della scuola primaria, una maestra, grazie. La scuola primaria di Salvaiezzi di Chieti, diciamolo bene, sì, che è una grazie. Scuola molto speciale, che tra poco conosceremo meglio, andremo a scoprire quelle che sono le peculiarità di questa scuola. Allora Paolo, vuoi sì. iniziare tu col presidente o mi lasci cartare? No. Abbiamo visto innanzitutto quello spot, Presidente, abbiamo visto lo spot che sì. va in onda da un po' e che ha aperto la nostra trasmissione, che è lo spot dell'ADMO. L'importanza di diventare donatori. Noi ormai siamo anziani, non ci siamo registrati, tra virgolette, quindi non possiamo più donare il midollo, però è importante sensibilizzare, come fa appunto il torneo, questo ADMO League, che spiegheremo meglio. Cosa bisogna fare per diventare donatori? Parliamo prima di questo in modo tale che poi raccontiamo certo. quello che fate.
Certo, allora, per qual è l'età giusta? Allora, per diventare donatore di midollo osseo è necessario avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, stare in buona salute e basta, dare il proprio consenso a voler iscriversi in un registro nazionale e poter poi essere chiamati quando risulterà esserci una compatibilità tra il proprio patrimonio genetico e quello del paziente che è in attesa. Perché, faccio un piccolo preambolo, la nostra associazione ha la finalità proprio di sensibilizzare la popolazione sul fatto che ci sono tante malattie del sangue, tante leucemie che possono essere curate esclusivamente con un trapianto di midollo osseo, che non è il midollo spinale, ricordiamo, certo. Quindi non è invalidante, è un midollo osseo, è una sostanza che si trova all'interno del sangue, è una sostanza che viene prelevata o dalla cresta iliache o per aferesi, quindi come una trasfusione di sangue, ed è unico rimedio per la cura di determinate leucemie quando all'interno della famiglia del paziente non vi è un donatore compatibile, perché purtroppo la difficoltà nell'eseguire questo tipo di trapianti è quella di reperire il donatore, perché c'è una compatibilità molto rara di 1 a 100.000. Difatti volevo proprio dire che spesso può trascorrere un'intera vita e non essere chiamati, certo. Perché purtroppo non si è compatibili. Sì. E voglio ribadire che io e Paolo non siamo diventati donatori di midollo osseo semplicemente perché non c'era appunto la visibilità necessaria alla sensibilizzazione che state facendo. Come? Anche attraverso l'ADMO League, questo torneo? Certo, che perché ci rivolgiamo ai ragazzi, quindi questo è un torneo organizzato, pensato, ideato proprio per avvicinarci al mondo dei ragazzi. E quale che sono i donatori migliore ideali, no? Di proprio organizzare un torneo di calcio. E sono i donatori ecco, stiamo ideali. Stiamo vedendo tra l'altro il volantino della manifestazione di cui parleremo tra poco con certo. Paolo. Tra l'altro, scusami sì. Daniela, a proposito, visto che siamo in argomento, vogliamo subito dire, visto che siamo all'inizio di trasmissione, chi vuole rivolgersi a voi all'ADMO, cosa deve fare, chi allora, bisogna contattare, avete una sede? Certamente, allora, chi vuole avere sia ulteriori informazioni, perché comunque iscriversi alla nostra associazione e diventare donatori è una questione seria, per cui è bene anche essere ben informati su qual è la prassi, su quali sono diciamo, tutte le modalità per avvicinarsi a questa tematica. Per cui noi abbiamo un sito regionale che è www.admoabruzzo.it dove non solo si potranno reperire tutte le informazioni, ma c'è uno spazio in cui si può lasciare il proprio nominativo e si viene richiamate dal personale esperto, volontari o medici a cui poter chiedere tutto quello che si vuole chiedere e poi fissare un appuntamento perché l'iscrizione viene fatta presso i centri trasfusionali, in questo caso a Pescara, ma ci sono altri centri trasfusionali in tutto l'Abruzzo, sono a Lanciano, a Vasto, a Sulmona, all'Aquila, a Vezzano, Giulianova e Teramo, quindi si può recare presso i centri trasfusionali degli ospedali di queste città e quindi chiedere informazioni. E non ci dimentichiamo che lì c'è anche il numero di conto corrente, e il numero che non di fa conto... mai male se qualcuno certo. Avesse voglia di, appunto, di farlo, destinare comunque... una parte delle, sì. Appunto, delle tasse che si versano ogni anno oppure fare una sì. Donazione semplicemente. C'è il numero perché... del codice fiscale per poter donare il 5 per 1000 e comunque chiunque ci può aiutare sia economicamente perché comunque l'ADMO è una onlus che non riceve proventi statali, per cui siamo tutti volontari e ci sosteniamo soltanto con le donazioni certo. Dei privati. E quindi chi ci vuole aiutare può farlo sia facendo non so, la donazione del 5 per 1000 o donazioni spontanee o anche aiutarci materialmente a organizzare gli eventi, a aiutarci a entrare nelle realtà associative dei ragazzi. Perché insomma, appunto, Paolo, qua c'è tanto da fare, sì, bisogna rimboccare le maniche. Ci vorrebbero più trasmissioni c'è tutto da fare, tanto da fare, quindi in non dai bene anche trasmissione, ogni vostro ospite potrebbe essere un ideale candidato. Esatto, anche Paolo che è pigro potrebbe venire a spostare gli scatoloni degli opuscoli, questi qua che comunque certo. A proposito di Paolo Testa, l'ideatore di questa ADMO League, vogliamo spiegare subito, Paolo, com'è nata quest'idea dell'ADMO League? Lo scorso anno c'è stato questo numero zero della manifestazione a Pescara all'antistadio Flacco. Tra qualche settimana, tra qualche giorno ci sarà questa edizione diversa da quella dell'anno scorso, vogliamo un attimo parlarne. Sì, intanto volevo dire che poi Paolo l'anno scorso in realtà ci ha aiutato perché ha fatto Vedi? Una telecronaca. Allora io l'ho fatto apposta. Ha fatto una telecronaca durante la finale
che è stata... Lo scherziamo con Elvira, eh? No, ma io lo so che lui è bravissimo, quindi ha fatto la telecronaca, si è occupato lui, come è stato bravo, capace? Molto bravo. Quest'anno manderemo probabilmente Elvira. Caro Paolo, anche perché sa fare solo quello, se lo facesse pure male, sarebbe un dramma, vero? Terribile. Ecco, no, appunto, l'idea è nata un po' appunto da... Dopo essermi iscritto anche io all'ADMO, così ho proposto all'ADMO un modo per avvicinare un po' i giovani, in maniera, insomma, avvicinandoli allo sport, quindi chissà con il gioco. Chissà perché hai pensato al calcio? Ma... così, tanto per... Ecco, l'alternativa era col bullying, però poi ho appunto adottato il calcio perché alla fine effettivamente è lo sport più popolare. Qui stiamo vedendo le immagini della finale... Esatto, sì, anche un po' per nobilitare un po' il mondo del calcio grazie all'ADMO. E l'anno scorso appunto ho proposto questa iniziativa, ci siamo messi subito al lavoro, l'ADMO Federazione insieme all'ADMO Abruzzo appunto ha previsto questo progetto zero, così viene chiamato, per vedere un po' come andava. Effettivamente c'è stato un così grande successo che quest'anno verrà rifatto su 6 regioni, saranno oltre 900 ragazzi a partecipare, quindi 46 squadre parteciperanno al torneo, verranno fatte tutte nelle stesse date, quindi 12, 13, 14 maggio e 23 maggio la finale. Le regioni partecipanti saranno appunto la Sicilia, la Puglia, la Calabria. Se possiamo rimandare l'immagine del volantino, lì c'erano proprio le tappe, eccole. Ecco, sì, Lecce, sono poi le San Benedetto, ecco, del Tronto, in Abruzzo, Toscana, Palermo, Pescara, esatto. Cecina, Ascoli, Reggio Valencia, quindi le città, ecco, l'obiettivo ovviamente l'anno prossimo, se tutto va bene come noi ci auguriamo e come siamo certi, verrà poi riproposto in tutta Italia, sempre dall'ADMO. Ricollegandomi un po' al discorso dei fondi, che è importante dirlo, certo, questo progetto in tutta Italia viene sostenuto interamente dall'ADMO Federazione e dalle singole ADMO regionali. Quindi i partecipanti, i ragazzi, che sono circa 120 per ogni torneo, sono 6 squadre, non devono pagare nulla. Chi viene a vedere le partite non deve pagare nulla, anzi io invito tutti a venire il 23 qui a Pescara allo stadio San Marco alle 8 di sera e poi anche durante le partite. Che lo ricordiamo è nella zona di San Donato a Pescara. Esatto, e perché è molto bello, ecco, quest'anno sarà ancora più bello dello scorso anno, quindi veramente invito tutti a venire. E poi nel corso del prossimo intervento parleremo ancora di più di questa manifestazione. Certo, certo. Allora io volevo ricordare con il nostro Lorenzo Tamburrino, perché lui è cruciale in questo momento della trasmissione a spiegare come ci si avvicina a queste cose, a queste manifestazioni, perché l'ADMO cerca di dare una grande visibilità a quella che è la causa appunto dei donatori del midollo. E come si può fare? Avvicinando i giovani come te, che hai partecipato l'anno scorso al torneo e poi sei diventato un volontario stabile di questa causa, di questo progetto. Raccontaci un po' brevemente com'è stata questa storia, questo incontro fatale direi per te. Assolutamente, assolutamente. L'anno scorso ho avuto il piacere di partecipare a questa straordinaria manifestazione. Tu in che ruolo giochi intanto, che è importante? Io ero un ex portiere. Ah, il portiere è l'uomo solo, no? Lo sai, l'uomo solo che sta lì, che ha tutta la responsabilità quando una squadra perde. Estremo difensore. L'estremo difensore. Sì. Quindi nel tuo bel ruolo di portiere stavi lì, è scoccata la scintilla un po'. È scoccata la scintilla, soprattutto per quanto riguarda, io ero anche nell'organizzazione, soprattutto della mia squadra, che poi è andata a vincere il torneo. Ah, avete quindi vinto il torneo, congratulazioni. Sì. Anche la maglietta. Facci vedere la maglietta. Ah, bella, verde speranza, importante. La maglietta. Quindi il simbolo dell'ADMO, ecco, la vediamo benissimo. E quindi abbiamo vinto il torneo, abbiamo vinto la prima edizione dell'ADMO League e io sono rimasto profondamente legato all'associazione. Sì. E quindi ho deciso, il ragionamento che mi ha spinto a tipizzarmi con l'ADMO è stato abbastanza semplice e ho pensato che se nel mio piccolo posso dare appunto una speranza alle persone, può sembrare una frase fatta, un luogo comune, però probabilmente è proprio questo che mi ha spinto. Certo, tante gocce fanno un mare e difatti per rendere questo processo virale vogliamo mandare sullo schermo, se Gianni D'Areo, il nostro regista, ci aiuta, la pagina dell'ADMO League, dove si possono reperire tutte le informazioni necessarie per avvicinarsi a questo torneo e iscriversi. Magari tante persone non lo sanno e adesso potranno scoprire di poter fare tanto per l'ADMO. Come? Facendo quello che gli piace praticamente, giocando a calcio, è una cosa veramente straordinaria. Quindi il torneo si svolge nei giorni del 12, 13, 14 e 23 maggio sulla pagina Facebook,
Facebook AdMoLig troverete tutte le informazioni e potete mettere tra l'altro i like che servono, perché più like ci sono, voi sapete come funziona, e magari le pubblicità poi fioriscono, e fioriscono anche altre situazioni che possono aiutare la causa, perché ci vogliono anche i denari necessari per sovvenzionare, perché l'AdMo, come abbiamo detto, si sobbarca tutte le spese anche del torneo. Certo. E da una causa all'altra. Sì, e tra l'altro si parla di AdMo, siamo in un programma WISP, c'è caro Pasquale Elia, questo progetto AdMo WISP Vodafone, vogliamo spiegare di cosa si tratta? Sì, una piccola premessa, è partito tutto da una manifestazione organizzata dalla WISP a dicembre a Francavilla, dal titolo La corsa dei panettoni. Allora, qui ti vorrei fare una premessa io, perché quella famosa gara che di cui abbiamo parlato in trasmissione è stata quella che lui ha disertato, che lui doveva correre lì con la cosa perché dei bambini. Io sarò presente a quella della colomba. Sarò presente a quella della colomba. Quindi no, quella della colomba è andata, quindi quella del ghiacciolo quest'estate, faremo una per lui. Della prossima Pasqua, perché ormai quindi caro Pasquale quella... continua. Quindi sì, era una come cosa. Non la ricordiamo perché il grande assente è stato Paolo Renzetti. Quindi per questo. E quindi è stata quindi una corsa podistica dove dicevo, grazie alla WISP sono stati raccolti dei fondi che poi sono stati devoluti interamente all'associazione all'AdMo, quindi all'associazione donatori midollo osseo, e questi fondi dopo, grazie alla fondazione Vodafone, sono stati raddoppiati. Che bello. Quindi oltre a quello che è stato raccolto grazie alla Fondazione Vodafone, quindi siamo riusciti ad avere questo finanziamento per poi sviluppare un'altra iniziativa. E Pasquale, questo progetto consiste nel fatto che è rivolto alle scuole primarie, abbiamo detto che c'è, poi ne parleremo meglio con Silvana subito dopo, e si snoda su tutto l'arco di un anno e consiste anche nella creatività, nel senso che c'è la possibilità per questi bambini di fare delle cose. Spiega pure cosa. Sì, infatti coinvolgiamo dei bambini di una scuola elementare a Chieti, la scuola primaria di Selvaiezzi, anche di Scalo, e grazie diciamo a questa specifica, quindi della creatività, abbiamo la possibilità di coinvolgere i bambini, anche iniziare a sensibilizzarli in questa tematica, anche se diciamo parlare di donazione a dei bambini comunque di un'età che va dagli 8 ai 10 anni è un pochino complicato, quindi attraverso la creatività, che poi ci parlerà meglio Silvana, la maestra Silvana, che si occupa nello specifico del progetto, proprio della forma del progetto, perché io insieme alla mia collega Francesca Di Sipio siamo da mediatori, quindi tra AdMo e la scuola, quindi in questo caso. Quindi direi che anche qui la WISP ha avuto un ruolo decisivo, perché è riuscita a fare qualcosa di buono anche, no? Quindi a mettersi nel ruolo del volontario attivo e trasformare qualcosa in un progetto concreto. E Silvana lo sa, perché lei insegna in una scuola veramente straordinaria, che ha mantenuto delle peculiarità importanti legate alla manualità, legate alla creatività. Questo progetto di cui parlava a scuola, appunto, si snoda su un anno, che è quello quindi, scolastico sì, appunto, e attuale. Prevede appunto il fatto che i bambini mettano fuori qualcosa di loro. Quindi scrivano una favola, sì, si inventino i personaggi, scrivano tutto, infatti, facciano i registi. Infatti a questo proposito posso solo aggiungere che noi diamo solo degli input. I bambini sono naturalmente espressivi e creativi e soprattutto sono generosi. È una generosità che si evidenzia anche nei pensieri. Proprio per questo noi abbiamo messo questo titolo. Pensare, che è la cosa più importante per un bambino, pensare a quello che devo fare. E quindi di conseguenza questo è il titolo, lo stiamo vedendo, una storia di conseguenza per pensare. Quando ho pensato qualcosa comincio a voler bene a quel qualcosa, quindi suscito in me un'affettività, un amore, questo amore poi si concretizza nella donazione di qualcosa, che può essere anche, come vorremmo dire a tutti quelli che ci verranno a vedere, qualcosa di concreto, che come questo del midollo osseo, che cercheremo in qualche modo di mediare attraverso una storia che i bambini già stanno creando.
C'è ancora tempo però, quando sì, è che vi vengono a vedere? Possiamo dare una data? Verso la fine dell'anno scolastico. Perfetto. Perché dobbiamo avere dei tempi tecnici. Giustamente, per quindi ce lo farete sapere, magari vi riportiamo tutti in trasmissione così ci mettiamo al passo con voi e diamo le delucidazioni necessarie per vedere a che punto siete. Sì. Sa che non fa mai male parlare. Certo, vi invitiamo tutti quanti perché sicuramente i bambini che sono già molto effervescenti e ne hanno inventati di tutti i colori, però adesso stiamo cercando di mettere su carta le idee migliori e quindi di fare una storia che possa veramente coinvolgere chi tutti. Non conosce nulla della donazione. E quindi la stiamo illustrando, la faremo con gli acquerelli nei laboratori che abbiamo a disposizione nella nostra scuola. Sarà sicuramente bello. E speriamo di riuscirci. Anche Paolo vorrebbe fare qualcosa di. Lui non è negato anche io per sono questo. Negato anche non per solo questo. Per gli sport, anche per le. Anche. Diciamo, non avrebbe mai avuto una carriera artistica. Ho negato per tutto. Non a caso è finito qui. infatti, proprio per questo la scuola con i laboratori vuole tenere ancora i bambini occupati in queste cose che difatti poi porteranno. Io Silvana mi riservo questa piccola cosa se mi permetti per sì. farti la seconda domanda dopo okay. e parlare proprio rapidamente anche di questa cosa e farti complimenti per quello che avete fatto. Torniamo al presidente dell'ADMO, io vorrei sottolineare quanto è importante appunto sensibilizzare anche i più piccoli perché poi c'è questa fase della registrazione per capire se il donatore idoneo passa del tempo. E quanto è importante anche sdrammatizzare. Lei vive in un contesto difficile, genitori che comunque certo. devono assistere bambini in una malattia comunque molto dura da affrontare da tutti i punti di vista. Se possiamo dire qualcosa alle famiglie, se possiamo in qualche modo consigliare, cosa potremmo dire? Allora, noi possiamo dire che il messaggio che vuole lasciare l'ADMO è un messaggio di gioia, è un messaggio di speranza, perché è vero che purtroppo la malattia quando colpisce una famiglia così... diciamo che la mette spesso in ginocchio. In ginocchio, chiunque sia il membro della famiglia, se piccolo, grande, certo. perché voglio dire la malattia purtroppo è brutta a qualunque età, in qualunque momento. Però è anche vero che noi, nel nostro piccolo, noi donatori, abbiamo la grande possibilità di dare una speranza di vita e questo penso che all'interno di una famiglia che sta vivendo una situazione così drammatica veramente è un barlume di luce che se ci è possibile darlo è anche forse un nostro dovere farlo, un dovere civico, un dovere di persona ma soprattutto dovere di cittadini che sono stati fortunati con la salute, quindi siamo in buona salute, abbiamo la possibilità, abbiamo le capacità, per cui il nostro messaggio è questo, diamo speranza agli altri perché tutti hanno diritto a essere felici, tutti hanno diritto comunque a avere il loro spazio di speranza e di felicità. Per cui il messaggio dell'ADMO è questo, avvicinatevi a questo mondo dell'associazione, diventate potenziali donatori di midollo osseo. Come hai detto tu prima, non è detto che poi si viene chiamati a donare, perché la donazione appunto è una cosa difficilissima in quanto la compatibilità è 1 a 100.000, in quanto purtroppo in questo registro mondiale sono ancora poche le persone rispetto al numero dei malati. In Abruzzo l'anno scorso ci sono stati 3 abruzzesi che hanno donato il loro midollo osseo a persone che non sappiamo che si siano perché il tutto è coperto dalla si svolge del totale anonimato. E perché certo. comunque il registro dei donatori italiani contiene dei dati che poi vengono utilizzati e visti da tutti gli altri registri mondiali, così come l'Italia vede tutti gli altri registri, quindi è un database messo in rete tra tutti i donatori del mondo, per cui è una situazione bellissima quella di poter essere chiamati e sapere che c'è una persona dall'altro lato del mondo che io chiamo il nostro gemello genetico, perché alla fine una volta che si raggiunge la compatibilità al 100% vuol dire che i due patrimoni genetici sono identici, per cui noi tutti quanti abbiamo un gemello genetico da qualche parte del mondo che magari potrebbe avere bisogno di noi. Certo. E non lo sappiamo fin quando non ci iscriviamo al registro. Paolo, è proprio il caso di dire che si può salvare una vita con una partita di calcio. Sì, tra l'altro entriamo proprio nel vivo di questa manifestazione che ci sarà il 23. Vogliamo anche invitare i ragazzi ad avvicinarsi a questa manifestazione. Cosa devono fare? Come devono fare, Paolo? Allora, intanto sì, il 23 sarà la finale, appunto sì. il sabato sera, sempre lì il campo San Marco. Le qualificazioni, dove comunque invitiamo tutti a venire, avverranno da
dal 12, 13, 14 maggio, sempre al San Marco, dalle 4:30 alle 7:30 di sera. E per iscriversi, diciamo che le squadre sono già fatte, nel senso che noi ci siamo rivolti, sia noi qui in Abruzzo ma anche le altre regioni, ci siamo rivolti ai vari rappresentanti di istituto o comunque persone che volessero appunto creare le squadre, quindi hanno creato tutti la loro squadra, che è appunto di circa 20 persone, e verranno poi tutte tesserate nella WISP, che ringrazio perché comunque grazie alla WISP già dall'anno scorso abbiamo creato questa bella collaborazione, quindi la WISP ci fornisce e ci fornirà anche gli arbitri, e questo avverrà in tutta Italia, quindi grazie al presidente della WISP Abruzzo Alberto Carulli siamo stati messi in contatto appunto con la Lega Calcio WISP italiana, e grazie a loro appunto tutte le ADMU regionali avranno un arbitraggio WISP. Diciamo tra l'altro che noi con le nostre telecamere saremo presenti all'evento finale, trasmetteremo proprio la finalissima così come abbiamo fatto lo scorso anno. Dobbiamo correre Ma Lorenzo, vuoi fare tu un invito? Perché come diceva Paolo è importante, abbiamo le squadre già formate, però è importante che venga tanta gente perché è una festa poi assolutamente, fondamentalmente. Assolutamente. In cui tutti hanno un loro ruolo. La nostra speranza è di quintuplicare l'affluenza dello scorso anno. Perché l'ADMO è ambiziosa, ha anche dei fini molto precisi, vuole fare delle cose bene. E quindi... Quest'anno stiamo migliorando ancora di più l'organizzazione del torneo, stiamo ampliando sempre di più appunto la manifestazione, perché vogliamo che ci sia affluenza e che i ragazzi siano sensibilizzati da questa campagna che noi stiamo portando avanti. Il nostro scopo principale è, diciamo, il combattere l'indifferenza, che poi anche il motto dell'ADMO League, prendi a pallonata l'indifferenza. Bellissimo. Ed è quello il nostro scopo in sostanza. E Pasquale, quello che fate anche voi, perché lo fate con un laboratorio creativo, una cosa straordinaria, riuscire a sdrammatizzare, riuscire a incanalare le energie per fare fronte comune di fronte a una cosa drammatica. Quindi lo state facendo anche voi nel migliore dei modi. Sì, grazie alla creatività, grazie alle insegnanti, comunque in questo caso la maestra Silvana che si impegna per dare la possibilità comunque ai bambini di grazie ai laboratori, grazie a tutto quello che ci sta all'interno di questa scuola, che in un quartiere di Chietiscalo a San Martino, quindi è una cosa davvero meritevole. E Silvana, dobbiamo dirlo, voi avete mantenuto questa manualità con questi laboratori bellissimi di pittura, cosa fate? Raccontaci proprio molto rapidamente perché stiamo per chiudere, hai pochi secondi. Oltre al laboratorio di pittura da acquarello abbiamo modellaggio, abbiamo un laboratorio di musica, laboratorio di musica, dal vivo, è magnifico, laboratorio linguistico. Farete la colonna sonora per l'ADMO League. Sì. Dovrete essere presenti il 23 al campo San Marco di Pescara. Ci dovete andare così faremo tutto saremo una grande famiglia, una bella festa. Perché i bambini apprendono attraverso queste modalità. E per se cui... Paolo avesse studiato musica non sarebbe quello che è. Sarebbe mai. Ce l'ha con me. No, sto scherzando, è straordinario. Però bisogna sdrammatizzare, no? Poi c'ho questa cravatta così ingombrante. Quindi Silvana, viva la manualità, viva la scuola di Salvaiezzi, che è una scuola pilota in questo progetto. E viva soprattutto le capacità che cerchiamo di mettere in gioco noi e stessi. E di salvaguardare. Prima di tutto come insegnanti, e di farcele ridare dai bambini, che quando escono da questa scuola, ho visto che esprimono la creatività. Sono sicuramente dei bambini più forti e più sani, sì. più consapevoli delle loro capacità. Sì, perché il pennello e altri materiali consentono di rafforzare le proprie capacità. Purtroppo il tempo è tiranno, per cui devo concludere. Appuntamento allora. No, aspetta tutti. Che ricordo gli ospiti. Sì, no, il dicevo il 23. Sì, non, sì. Non, il 12, il 12, 13, 14. Prego. Facciamolo dire a Paolo. Facciamolo allora, il 12. 12, 13, 14 maggio, dalle ecco 4:30 alle 7:30, e poi il 23. Il 23 maggio, c'è la finale. La sera, la finalissima, dovete esserci. Dovete tutti, esserci, mi raccomando, tutti, perché sarà una festa. Ci saremo anche noi a Elvira, eccezionalmente. Piena di sorprese e regali, però non anticipiamo nulla adesso. Però... È stata una bella puntata, non abbiamo potuto dire tantissimo come avremmo voluto, ma vi avremo di nuovo e faremo meglio. E troveremo altre risorse e magari a progetti creativi come quello che state portando avanti anche con le scuole primarie. Allora io saluto brevemente i nostri ospiti: Daniela Mascioli, presidente ADMO Regione Abruzzo, Paolo Testa, ideatore del torneo ADMO League e uno degli organizzatori tra l'altro, Lorenzo Tamburrino, un volontario ADMO che però è stato anche in gara, quindi calciatore del torneo, Pasquale Lia, responsabile del progetto ADMO WISP Vodafone, e Silvana Di Martino, insegnante della scuola primaria Salvaiezzi di Chieti, che abbiamo conosciuto
conosciuto più da vicino e veramente ci è piaciuta. Per il resto salutiamo anche Gianni D'Areo alla regia e abbiamo Davide Paludi qui alle camere, il suo esordio, sì, è stato bravo, e poi il nostro Paolo Vianello. Grazie, troppo gentile. L'appuntamento è per mercoledì prossimo, sì, sempre stavolta alle 20:30, se vorrete su TV6. Non Mondo vi dimenticate Wisp. Admo, cioè il conto corrente, andate a vedervi la pagina, no, siate generosi, giusto Presidente? Siate generosi, alla prossima. Saluta. Siamo miliardi, abitiamo i medesimi spazi, respiriamo la stessa aria, eppure siamo distanti. I miei non mi hanno mai detto che io avevo la leucemia. Cambia tutto, quello che uno può essere, carriera, vita, si azzera tutto. Per noi anziani la leucemia era morte sicura, perché allora si moriva. Manuel, per continuare a vivere, aveva bisogno di un trapianto di midollo osseo. Viene spesso confuso il midollo osseo con il midollo spinale. Però per fare un trapianto occorre un donatore. Voglio che mi aiutate a trovare donatori. Voglio persone che si iscrivano al registro dei donatori. È una storia di solidarietà, è una storia di sofferenze, ma anche di speranza. Fa sperare le persone, parecchio. Hai la possibilità di regalare una vita. Dico, vai, fallo, lo farei io. Diventi un eroe senza aver fatto nulla di particolare e tu il mondo lo cambi così. This is life in color.